Allora iniziamo. Buonasera a tutti. Sentite? Ho poca voce, sono raffreddata, scusate. Allora, stasera parliamo di Vermentino e Vermentino del Mediterraneo. Allora, perché abbiamo scelto di parlare di Vermentino? Che idea avete del Vermentino? Di un vino piuttosto semplice, facile da bere, fruttato, talvolta vegetale, però comunque qualcosa di fresco, no? Può andare bene per un aperitivo. In realtà, diciamo, con stasera vogliamo dimostrare che il Vermentino può essere tanto di più. Infatti il Vermentino lo troviamo appunto in varie zone del Mediterraneo e questo perché è un vitigno che si adatta molto bene a vari tipi di suoli e vari tipi di clima e di terroir in generale. Allora, è molto diffuso e dove lo troviamo? Lo troviamo lungo le zone costiere perché è un vitigno che vuole il sole, il caldo e vuole il mare. Quindi lo troviamo lungo la costa e nell'immediato entroterra, poi dopo vediamo dove. È un vitigno, diciamo, che comunque ha destato negli ultimi anni molto interesse. Perché? Perché hanno iniziato a produrre vini di qualità più alta, vini anche diciamo con metodi di vinificazione diversi, quindi diciamo si è andato espandendo sia la richiesta, quindi il consumo del vino, che anche la sua proprio la sua produzione, quindi un'espansione anche a livello di vigneto, e questo anche perché appunto si adatta bene a vari terroir. Vediamo un pochino di storia. Allora, ci sono varie teorie perché l'origine del Vermentino in realtà, diciamo, non è certa. Allora, una teoria stabilisce che molto probabilmente il Vermentino è nato in Spagna e da qui è stato portato poi dapprima in Francia, quindi lungo la costa, la zona della Provenza, e successivamente in Corsica, e da lì poi in Liguria, Toscana e Sardegna. C'è però un problema. In realtà oggi in Spagna non troviamo il Vermentino, o comunque se ne troviamo è veramente molto poco. Quindi è vero, potrebbe essere che nel tempo i vigneti sono stati estirpati, non è più stato prodotto Vermentino, potrebbe anche essere che in realtà non c'è mai stato il Vermentino. L'origine del nome, Vermentino viene da Vermena, che vuol dire appunto ramoscello giovane, sottile e flessibile, che a sua volta deriva da verbena. Quindi già questo vi fa venire in mente qualcosa di fresco, qualcosa di giovane. L'altra teoria invece dice che il Vermentino molto probabilmente è venuto dal Medio Oriente e in particolare dall'Anatolia. E da qui poi tramite vari traffici, grazie ai greci, è arrivato dapprima a Marsiglia e poi da lì costa francese e il resto delle zone, quindi Liguria, Toscana e Sardegna. Ma addirittura c'è un'ipotesi che dice che potrebbe essere originario dell'Ungheria. Perché? Perché nel 1600 la principessa di Napoli andò in sposa a un principe ungherese e portò 300 tipi di vite italiana, quindi molto probabilmente portò anche il Vermentino. Diciamo, non è un'informazione certa, però potrebbe essere. Nel 2004 però sono stati fatti degli studi sul Furmint e è stato visto che ci sono delle somiglianze nel DNA, quindi somiglianze genotipiche ma anche fenotipiche, perché anche le foglie e i grappoli si assomigliano molto a quelli del Vermentino. Quindi un'altra teoria potrebbe essere quella, cioè un diciamo
che il Vermentino è arrivato in Ungheria, o comunque insomma c'è un legame fra Vermentino e Furmint. Di certo non c'è niente, tranne quella la più accreditata, è che l'origine è spagnola. Quali sono i fratelli del Vermentino? La Favorita, che è un vitigno piemontese, perché? Perché abbiamo detto che il Vermentino lo troviamo nella Liguria, in Liguria, e quindi l'immediato entroterra è Piemonte, quindi in quella zona prende il nome di Favorita. Spesso si è pensato che anche il Pigato fosse Vermentino, in realtà ci sono delle somiglianze, però molto probabilmente sono vitigni sì, che si assomigliano ma diversi. Io qui vi ho messo infatti, se voi guardate Vermentino e Favorita, dal colore e dalla forma del grappolo sono molto simili. Il Pigato invece ha un grappolo un pochino meno allungato e soprattutto è diverso il colore. Quindi il Pigato è più o meno quasi sempre di questo colore, il Vermentino è più sul verdolino, diventa giallo più intenso, più arancio solo quando è molto maturo. Come è fatto? Quali sono le caratteristiche del Vermentino? Allora, innanzitutto la foglia, perché quando vogliamo riconoscere si può dire un vitigno, così a prima vista, senza fare analisi, andiamo a vedere forma del grappolo, forma della foglia, anche la foglia è molto importante. Ha una forma pentagonale con 5 lobi. Il grappolo invece può avere o forma cilindrica oppure forma piramidale ed è comunque mediamente spargolo. Il colore è tendenzialmente verdolino e ha la caratteristica di essere ricoperto da pruina. La maturazione è tardiva ed è un vino che dà produzioni abbondanti. Altro motivo per cui è così diffusa la sua produzione. Allora, dove viene coltivato? In Francia, nella zona della Languedoc-Roussillon e della Provenza, in Corsica, in Italia invece in Liguria, Sardegna e Toscana. Queste sono le zone principali, diciamo, di produzione del vitigno. Allora, in Italia gli ettari vitati sono all'incirca 5.600, secondo dati del 2015, e la maggior parte è coltivato in Sardegna, ben il 75%. In Corsica, in Francia, invece, gli ettari sono 3.450 e ben l'80% è coltivato in Corsica. E in Francia prende il nome di Rolle. Allora, zone di coltivazione. Innanzitutto abbiamo detto lungo la costa, cioè l'ambiente ideale per la crescita del Vermentino è lungo la costa, quindi è importante l'influenza del mare, è importante il calore del sole. Una cosa importante, e vediamo qua perché, non teme la muffa grigia. Quindi, col Vermentino possiamo fare i muffati, che sono vini molto interessanti. Allora, quali sono i terreni che predilige il Vermentino? Terreni alluvionali che danno vini leggeri, freschi e fruttati. Suoli granitici, che sono quelli tipici della Sardegna, che danno vini invece più grassi e più ricchi, più strutturati, predilige la pianura e la collina. In pianura in genere dà rese più alte, vini più freschi, però sono un pochino più leggeri, un pochino meno interessanti. Invece in collina danno rese minori, però sono vini un pochino più corposi, un pochino più strutturati, quindi più interessanti.
può essere raccolto o precocemente o tardivamente. Nella raccolta precoce abbiamo vini freschi, floreali, con note più che altro vegetali e di fiori e frutti bianchi. Se invece la raccolta è un pochino più tardiva, abbiamo come dire, sentori di frutta gialla, frutta esotica, si può arrivare al miele. Quindi, come vedete, già da questo possiamo avere tantissimi tipi diversi di vino. Secondo la vinificazione, può essere usata la macerazione, quindi se il vermentino subisce una macerazione, abbiamo vini più complessi aromaticamente e più equilibrati. Se invece viene fatta una semplice vinificazione a basse temperature, avremo vini in cui si sentono soprattutto gli aromi derivanti dagli esteri, quindi banana e frutti bianchi soprattutto. Quindi come vedete, veramente una grande varietà di vini possiamo avere a seconda di dove viene coltivato il vitigno, come viene fatto il vino e così via. Allora, un confronto fra i vermentino, diciamo che ci interessano di più perché sono quelli che andremo poi a degustare. Allora, in Liguria abbiamo, diciamo, due zone del vermentino, la Riviera Ligure di Ponente e la zona dei Colli di Luni, quindi più a est. Allora, a Levante abbiamo vini più sapidi, meno strutturati, diciamo, rispetto ad altri agli altri vermentini. Più freschi ed eleganti, con profumi di frutta gialla e vegetali. A Ponente sono ancora più vegetali, cioè hanno le stesse caratteristiche di un Colle di Luni, per esempio, però sentiremo anche poi nel vino che sono ben più marcate le note di erbetta, di erba tagliata, note vegetali. Il vermentino di Gallura invece è un vermentino diciamo un po' a sé stante, è forse il miglior vermentino che si può ottenere. Perché? Perché la Gallura è una zona talmente particolare che dà vini che hanno caratteristiche di elevata struttura, forte mineralità e oltretutto sono vini longevi, cioè vini che po possono invecchiare anche 10 anni. Il vermentino toscano invece qual è? È quello della zona di Bolgheri, Maremma prevalentemente. E quelli sono in genere vini, danno in genere vini più maturi, un pochino più sbilanciati sull'alcol, sulla nota alcolica, hanno sentori di frutta più matura, di agrumi. Quindi diciamo anche qui lo stesso, zone diverse e ognuna dà caratteristiche diverse al vino. Vi torna un pochino questo nella vostra, diciamo, esperienza e degustazione. Allora, partiamo dalla Riviera Ligure di Ponente. Siamo nella parte. Allora, siamo in provincia di Genova, Savona Imperia, e in questa zona si coltiva soprattutto lungo i versanti delle colline. E quindi troveremo zone, diciamo, con terrazzamenti. Qui, soprattutto in provincia di Albenga, i terreni sono calcareo con marna e argilla. E nelle altre zone abbiamo invece un terreno più arenaceo e calcareo. Quindi già qui abbiamo una certa diversità di suoli. Questi sono i terrazzamenti, si può arrivare fino agli 800 metri sul livello del mare, ma in genere i vigneti si trovano intorno a 200-300 metri e sono prevalentemente orientati verso est-sud-est, fino a 35 km dal mare. In generale, le caratteristiche sono queste: colore paglierino ma con riflessi più verdognoli. All'esame olfattivo abbiamo diciamo, una frutta un pochino più fresca e soprattutto una forte nota vegetale di salvia, di erbette aromatiche. E
all'esame gustativo abbiamo un vino sempre comunque fresco, con una bella acidità, con una bella mineralità e con il caratteristico finale amaricante, che è proprio caratteristico di tutti i Vermentino. La zona dei Colli di Luni invece è questa parte qua, è la parte intorno alla Spezia e continua sino nella parte iniziale della Toscana, in provincia di Massa Carrara. Anche qui, diciamo, le zone utilizzate per la produzione sono per lo più la pianura vicino alla collina e la collina. Importante in questa zona è la presenza del fiume Magra, perché vedremo che i suoli sono diversi a seconda della riva destra o della riva sinistra, e quindi avremo anche vini con caratteristiche diverse. Ecco qua. Allora, che tipo di terreni abbiamo in questa zona? Sulle colline abbiamo sedimenti marini, quindi un suolo che diciamo, porta con sé caratteristiche dei suoli appunto marini, più una componente argillosa arenacea. Invece nelle pianure, nei fondovalli, abbiamo sedimenti fluviali, quindi da un lato diciamo, abbiamo tracce di mare, da un lato le tracce del fiume. Sulla riva destra del Magra i suoli sono calcarei e c'è una maggior quota di argilla e quindi i vini sono più grassi. La parte invece sinistra del Magra ha suoli sabbiosi, quindi già pensate al fiume, la diversità che c'è fra le due rive. Ora pensate che i vigneti non si trovano esattamente lungo le rive, un pochino più nell'interno, però comunque sono consideriamo le rive, insomma, del fiume. A Massa invece abbiamo arenarie, alberesi e scisti. Abbiamo meno calcare in questa zona rispetto invece per esempio, alla riva destra del Magra. Anche qui si può arrivare a coltivare fino a 700 metri sul livello del mare, ma soprattutto i vigneti si trovano fra i 100 e i 200 metri. Qui, se guardiamo, anche qui facciamo un'analisi generale del vino. Abbiamo un vino con un colore un pochino più giallo, quindi troveremo meno i riflessi verdognoli del Riviera Ligure di Ponente. All'esame olfattivo sentiremo frutti un pochino più gialli e anche frutta esotica, sempre una certa nota vegetale, ma un pochino meno marcata. E comunque sempre una buona nota minerale e salina. L'acidità appunto sì, sempre elevata e comunque un equilibrio diciamo talmente buono che ci fa percepire meno l'acidità rispetto ai vini della Riviera di Ponente, in cui l'acidità sembra almeno più evidente. Vediamo la Corsica, in Corsica ci sono 9 AOC, la Corsica è francese, quindi il sistema di denominazione è lo stesso della Francia, e di queste 9, 8 sono a base Vermentino. La nona è a base Moscato. Allora, la parte che a noi interessa di più è patrimonio, che è qua su, perché quel vino che andiamo ad assaggiare dopo proviene da questa area. Allora, la caratteristica della Corsica è innanzitutto le catene montuose, che queste sono abbastanza alte, quindi cosa fanno? Praticamente fanno da barriera per piogge e venti freddi durante le stagioni più piovose. Quindi, diciamo, durante gli inverni avremo un clima piuttosto mite grazie appunto alle catene montuose. Dall'altro lato invece l'estate, nei periodi di forte aridità, avremo l'umidità dal mare che arriva diciamo, ad aiutare le viti. Quindi è comunque un clima ideale per il Vermentino. In genere i Vermentini di questa zona
hanno un'alcolicità più alta, sono molto sapidi in minerali e peccano un pochino di acidità rispetto sempre ai vermentini. Io vi ho fatto, diciamo, la sequenza dei vermentini, del vermentino in base sia a una disposizione geografica, ma anche in base a quelli che possono essere i vini più freschi che via via diventano un pochino più maturi, diciamo, ecco, non so se avete capito, c'è anche dal punto di vista proprio di caratteristiche del vino. Anche in quella sarebbe la successione di assaggio, alla Anche, fine, giustamente. sì. Quindi cosa sentiamo? Sentiamo mela e biancospino se sono vini giovani, mandorla e mela, la mandorla è tipica, è l'amaro tipico del Vermentino e la mela anche in bocca. Se invece sono invecchiati, e questi possono invecchiare appunto anche fino a 5 anni, sentiamo già nocciola tostata, note un pochino più cremose, più burrose, e l'idrocarburo. Allora, l'idrocarburo nel Vermentino si sente abbastanza, soprattutto quando inizia a invecchiare. Quindi questa è un'altra caratteristica importante del Vermentino, perché? Perché mentre fino adesso diciamo si tendeva a bere il Vermentino giovane, fresco, piacevole, in realtà se facciamo invecchiare un Vermentino sentiremo delle note evolutive interessanti, primo fra tutti l'idrocarburo. Allora, queste all'incirca sono le zone di produzione del Vermentino con i vari terreni. Ora, quello che a noi interessa è la zona del patrimonio, dove i terreni sono calcarei e argillosi e il clima è piuttosto piovoso, quindi avremo vini un pochino più fini ed eleganti. Un'altra zona diciamo interessante è questa, che è la zona di Cap Corse. Perché? Questa zona qui i terreni sono granitici e immaginate che subito qua c'è la Sardegna con la Gallura e anche la Gallura ha suoli granitici. Questo è quello che abbiamo detto prima diciamo, della funzione di monti e mare. Allora, vediamo Bolgheri. Bolgheri è praticamente questa parte qui, cioè la parte che si estende, che va fra Bolgheri e Castagneto Carducci. Anche qui abbiamo da un lato i monti, sempre fanno da barriera a venti e soprattutto alle piogge, e da un lato il mare. Diciamo che in genere la parte con più vigneti, come lo vedete anche qui, è questa centrale, cioè quella un pochino più a ridosso delle colline. La parte più vicino al mare in realtà darebbe risultati migliori dal punto di vista del vino, ma in realtà ci sono pochissimi vigneti. Infatti la maggior parte del vigneto è piantato in pianura di origine alluvionale. Quindi dove troviamo ciottoli e argilla. Lungo la costa invece c'è sabbia, calcare e argilla, che darebbero vini più eleganti, più freschi, ma in realtà ci sono pochissime vigne. Il clima qui è più o meno un clima quasi sempre mite. Allora, anche qui vediamo le caratteristiche generali del vino: colore giallo paglierino con riflessi che si avvicinano al dorato, quindi siamo partiti dai riflessi verdolini ai riflessi un pochino più gialli, diciamo, fino ad arrivare al dorato, cioè sarà sempre un giallo paglierino però con dei riflessi dorati. All'esame olfattivo sono più intensi, ma cambia completamente il frutto che si sente. Sono frutti più maturi, soprattutto frutta gialla. All'esame gustativo avvertiamo dei vini più grassi, più corpulenti, diciamo non tanto più strutturati. È proprio il fatto che, siccome in questa zona il clima è comunque abbastanza caldo,
Questo si risente nei vini, quindi avremo un'acidità un pochino più bassa e l'alcolicità più alta, diciamo tutte le parti morbide saranno un pochino più marcate. E infine vediamo la Sardegna. Allora, la Sardegna, diciamo, il vermentino viene coltivato in tutta la Sardegna. In Gallura abbiamo la DOCG, perché è una zona talmente particolare che è diventata, diciamo così, importante da dargli la DOCG. Nel resto della regione abbiamo la DOC, quindi il vermentino viene coltivato ovunque. I due vermentino sono molto diversi, sono estremamente diversi. Allora, intanto i suoli della Gallura sono di origine granitica e nel tempo praticamente questo granito si è levigato per effetto dei venti, si è avuto il disfacimento del granito e piano piano si è formato un terreno sabbioso. In alcuni punti, diciamo, la sabbia è più grossolana, quindi sempre sabbia ma un pochino più grossa. In altri invece abbiamo anche sabbia fine. Poi dopo vediamo delle foto interessanti. I terreni sono meno profondi e più magri, perché fondamentalmente, abbiamo detto, è sabbia. Però il fatto che sono granitici, quindi in realtà di origine vulcanica, perché il granito è di origine vulcanica, questo dà ai vini della Gallura una grandissima struttura, una buona sapidità, una buona mineralità e un'interessante longevità. In questa zona inoltre c'è la macchia mediterranea, che è molto varia, e quindi, diciamo, appunto, vedete, c'è ginepro, corbezzolo, mirto, è veramente talmente tanto varia che tutti questi sentori si riflettono poi nel vino, li risentiamo veramente nel vino. Importante in questa zona è l'effetto del vento, perché il vento è spina molto forte, ha un effetto proprio anche sulla conformazione del terreno nel tempo, ed inoltre è importante per le uve, perché fa sì che le uve siano sempre piuttosto sane. Allora, questo è un esempio, vi ho messo degli esempi di alcune cantine. Allora, questi sono i terreni della Sardegna, come vedete sono estremamente vari. La Gallura è qua, questo è tutto granito. Allora, la cosa interessante, ora vediamo perché, il granito lo troviamo un pochino qui e un pochino qua su, qua giù. Qui c'è il Sulcis. Infatti, in particolare in questa zona dove c'è questa cantina dove ho preso la foto, quello è un terreno sabbioso. Cioè lì la sabbia è piuttosto fine, sempre granitica, ma è piuttosto fine. E le viti sono a piede franco, quindi anche in Sardegna abbiamo delle zone con viti a piede franco. Questa è sempre la solita cantina. Qui vediamo che comunque è una sabbia piuttosto grossa, diciamo, comunque sempre più fine di altre zone della Gallura. Questa è sempre Gallura, quindi abbiamo anche delle vere e proprie rocce. Questa è già un'altra, è un'altra cantina che si trova un pochino più nell'interno e il terreno infatti vedete è completamente diverso, non c'è più sabbia. C'è sempre questo caratteristico colore rosso, però non è più sabbia. Vabbè, qui vi ho messo, se... allora. Ma quella seconda che ci ha fatto vedere è ancora Gallura? Sempre Gallura. A tempi pausani è ancora Gallura? Sì, sempre Gallura. Siamo un pochino più nell'interno. Sì. L'altra era più o meno qui. Sopra. Sì, sì. Quindi anche lì...
vi ho detto, vi ho ricordato il Sulcis perché nel Sulcis ci sono i terreni sabbiosi. Sì, il terreno è veramente estremamente vario, cioè sempre di origine granitica, ma estremamente vario. E quindi questo si rifletterà di conseguenza anche sul vino. Allora, le caratteristiche del vermentino di Gallura sono un colore giallo paglierino intenso. All'esame olfattivo è già un vino più intenso, piuttosto minerale, con note di fiori gialli, ma soprattutto frutto, un frutto maturo, anche frutta esotica, e talvolta è balsamico. Questo ci ricollega alla macchia mediterranea e a tutta quella varietà di erbe e frutti che si trovano. All'esame gustativo invece risulta essere più equilibrato, più grasso, più corposo, comunque con un'acidità sostenuta. E è più facile nel vermentino di questa zona sentire con l'invecchiamento l'idrocarburo, perché alcune cantine dichiarano che alcuni vermentino di Gallura possono invecchiare anche 20 anni. Nel resto della Sardegna invece vi ho messo, giusto per, così, per curiosità, come è in generale il vino. È un pochino più simile a quei vini più freschi e beverini che abbiamo visto all'inizio, quindi sempre giallo paglierino, però più chiaro, con riflessi verdolini, più leggeri, si sente più che altro fiori bianchi, frutta fresca, sempre molto minerale. E al gusto lo stesso, sentiamo sicuramente una minor struttura, un minor corpo, e delle note più fresche, quindi sempre di frutta fresca e una buona mineralità, ma soprattutto note vegetali. Quindi i carburi sono solo nella Gallura? Allora, in realtà no, perché per esempio noi abbiamo assaggiato dei vermentino addirittura di San Gimignano, perché poi in realtà il vermentino in Toscana per esempio lo fanno un pochino ovunque, che se invecchiato fa conto anche già dopo un paio d'anni, si sente il idrocarburo. Quindi mi dicevo prima, freschi, insomma c'erano più fruttati, invecchiati, c'era un po' di idrocarburo, sì, un po' più gusto, poi già da sì. Sì, però secondo me è proprio una caratteristica del vermentino. Sì. E da questo punto di vista il vermentino, almeno come diciamo caratteristiche organolettiche, è simile al Riesling, perché sentiamo l'acidità è elevata, forse un Riesling più alsaziano, nei Riesling alsaziani si sente comunque la frutta, frutta gialla anche, ma soprattutto poi con l'invecchiamento si sente l'idrocarburo, quindi un pochino c'è una somiglianza con quei vini. Allora, qui siamo in Liguria ed è Riviera Ligure di Ponente. L'azienda è BioBio, una piccola azienda biologica e biodinamica, questa anche biodinamica, no, solo biologica. Biologica, fondata nel 2000, quindi è relativamente giovane. Non è molto grande, ha 7 ettari vitati e arriva a produrre all'incirca 48.000 bottiglie l'anno. Questo è vermentino 100%, e i terreni sono argillosi in questa zona, la resa è 80 quintali per ettaro, quindi una resa piuttosto alta.
e come processo di vinificazione fa una criomacerazione seguita da una pressatura soffice e fermentazione a temperatura controllata in vasche d'acciaio. Allora, noi abbiamo io ho scelto di fare tutti i vermentino vinificati in acciaio, perché così si può valutare meglio le caratteristiche del vino. Ora lo possiamo fare una maturazione di 4 mesi più 2 mesi in bottiglia. Lo possiamo assaggiare. Allora, innanzitutto il colore. Il colore lo vedete, è giallo paglierino. Questo è un'intensità media, non è troppo intenso. Però c'ha dei riflessi, sì, un pochino più sul dorato, forse. Di sicuro non berberino. Il naso cosa sentiamo? Perché ci sentite al naso? Tanta fredda? Banana? Fiori bianchi. Fiori bianchi, sì. La salvia si sente tanto, la nota vegetale qui si sente tanto e la nota minerale si sente tanto. Si sente proprio anche una certa salinità al naso, cioè, la mineralità è veramente molto mancata. Diciamo, a parte il colore che quando l'ho assaggiato io corrisponde, no, ma un pochino verdolini ce l'ha. Livio dice che è la luce. Quando l'ho assaggiato io, cioè, dove ero io, erano verdolini, vabbè. Per il resto però coincide abbastanza con quello che abbiamo detto, no? Emerge soprattutto la nota minerale, la nota vegetale, quella che si sente di più, e comunque anche la nota, diciamo, tutte quelle note un po' più fresche, quindi fiori bianchi, la frutta può essere una mela, oppure l'agrume, ti avevi detto l'agrume, sentono anche un pochino di... In bocca come vi sembra? C'è una bella acidità, un'acidità che dà quasi astringenza, cioè sembra quasi che ci sia una certa astringenza. C'ha comunque una buona sapidità e la mineralità che si sentiva al naso si sente anche in bocca. È comunque piuttosto avvolgente, ha un buon corpo. Dite anche voi che cosa ci sentite. Io all'inizio al naso, ora vabbè, sono tornato un attimino indietro, avevo sentito una lieve nota di idrocarburo. È la mineralità, sì, però già, diciamo, ci ricordava un pochino l'idrocarburo. No? Solo noi due si sentiva. Sì, anch'io. Ma siamo in tre, allora. Altre impressioni? Come? L'anice, erbette, come? Il cardo. Questo è per finale salato proprio, sulle parti. Questo è molto salato. Che ti dà anche struttura a questa stabilità, perché comunque è bello acido, ma rimane
ti rimane rimane soddisfacente alla fine, perché c'è questa stabilità che torna fuori. E poi c'è questa nota americana, la sentite in fondo, no? Con mandorlata. Anche quella è abbastanza marcata. Bravo, ci fermiamo. Questo io abbinerei. Andrei già su un primo di pesce. Senza pomodoro, eh? Senza pomodoro, sicuramente. Solo perché è allergico. Però si potrebbe azzardare anche su un secondo. Non è legge. Cioè, non è classico. No, c'è una bella struttura. Quindi sì, anche con un pesce alla griglia, non troppo impegnativo, però. C'è questa mare però cosa. Forse mi fa un po' ingolesso. Ci vuole un pesce non troppo grave. Tipo? Pistacci, non lo so chi faccia. Una bella tabacco d'ara. Senza pomodoro. Pomodoro è sopravvalutato. Come? Beh, sì, certo. Certo. È vero. Non si sente però molto. Questo magari poi lo andiamo a Thank you.
Allora, il secondo vino. Ah no. Allora, questa l'azienda è la Pietra del Focolare, Augusto è il nome del vino e siamo nei Colli di Luni. Allora, qui siamo a Ortonovo, quindi è comunque la parte ligure, appunto, dei Colli di Luni. La fermentazione in questo caso è una semplicissima fermentazione a temperatura controllata, non viene fatta macerazione, quindi è una vinificazione veramente molto semplice. Anche questa è una piccola azienda, produce in totale circa 26.000 bottiglie e 15.000 di questo vino. La ce l'avete tutti? Allora, questo è un pochino più intenso, è un pochino più giallo. Al naso si sente già la differenza, si vede. Quindi pensate, siamo sempre nella solita regione, la Liguria non è neanche lunghissima, quindi già vini molto diversi. Qui si sentono note un pochino più dolci. Si sente frutta gialla più matura, frutta gialla più matura, sì. Ma d'impatto c'era un profumo veramente. Finocchio? Non mi sono sentato, chi è che diceva qualcosa? C'era molto dolce. Sì. Diciamo allora, mentre nell'altro era più evidente la nota salina e la mineralità, oltre alla salvia che era forte, quindi la nota vegetale, diciamo qui. Sì, si sentiva già al naso. Questo qui invece ha già note più dolci. Forse anche una puntina di miele ci si può sentire. Si sente sempre la mineralità, comunque. Un pochino di erbette, si diceva il finocchio. C'è la frutta tropicale, il mango, l'ananas, l'ananas sì, si sente, il mango si sente molto di più in bocca. Sì, in bocca era proprio, è mango. Cioè, comunque anche questa è una bella acidità, sentite, e una buona sapidità, però spicca molto questa nota più dolce, soprattutto più fruttata, diciamo una nota più fruttata. Dopo un po' di marino, un po' meno, poi non lo perdiamo, questo è proprio perché c'è troppo più di struttura, è un po' meno sapido, non lo so, perché anche l'altro c'è una stessa sapidità importante, l'altro rimane a salato, sì.
Forse l'altro è un po' più sapido. Qui per esempio la nota maricante è meno marcata, si sente. Nell'altro si sentiva parecchio, era però piacevole. Cioè non è... Sì, l'altro è più sapido dell'altro. Sì, l'altro è. Quindi insomma la differenza si sente, coincide più o meno con quello che. Quale al finale più lungo? Perché probabilmente sì, era questa forte mineralità che si sentiva anche in bocca. Di questo. Sì. Non ho capito. La produttività. Scelte aziendali. Diciamo. No, gli etere sono gli stessi. Quindi se ha una resa maggiore vuol dire che ha una densità di impianto. Dipende da tante cose, può dipendere da quanti capo lascia pianta, tu lo sapere. Comunque quelle sono soprattutto sono scelte aziendali, come, diciamo, dipende da come lavora l'azienda. Ma quanto incide la macerazione sul primo rispetto a questo? Cioè, questa fase di macerazione? Ma questo è colto prima, è tagliato a metà settembre, quindi è precoce la vendetta. Qui non c'è proprio macerazione. Qui non c'è. No, non c'è. Dicevo, come incide questa fase sulla differenza di questi due livelli? Incide su la macerazione, sui profumi, incide tanto sui profumi. E infatti qui uscivano bene uno per uno, qui lo vedo molto più a bouquet, cioè nel senso più mescolato, è difficile distinguere. Sì. Questo c'è anche dei vinili abbastanza vecchi, secondo me è un po'. Sì, questo sì. C'è un po' di struttura che dà anche quello, anche la resa più bassa di quella sulla vecchia. Io comunque coltiva, cioè tortoro, c'è un dell'ostese, granaccio, bigato e vermentino, soprattutto la granaccio, cioè, delle rese un po' più alte. Loro invece pegati fanno a tutti i vini di cui praticamente un vermentino secco fatto comunque a passite, quindi con delle riprese bassissime. Poi c'è la merla che anche quella c'è delle rese molto basse, canagliolo, quindi gli altri 11.000 bottiglie ci hanno veramente, dopo il Renato sono tutti 20, ma poi 35 anni di età, meglio fare fuori, cioè la resa più bassa sarà anche per questo. Sì, sì, poi fanno anche per 20, ma c'hanno pure delle rese bassissime, fanno a passare piano, innamorati. Poi probabilmente si è fatta anche la scelta proprio del grappolo, cioè c'è chi sì, taglia perché magari non si sente soddisfatto. Comunque diciamo qui più che altro la diversità sta proprio nel terroir diverso, cioè nella zona diversa da dove proviene il vino. Ora diciamo emerge un pochino di più la nota minerale, forse all'inizio si sentiva tanto il frutto, ora il frutto un pochino è calato, quindi si sente la mineralità. Comunque questo qui è ben bilanciato, cioè secondo me almeno al naso senti che ora che abbiamo aspettato un pochino la nota fruttata e la nota minerale sono molto piacevoli. Bilanciato. Qui vi ho messo una piantina vista dell'azienda vista dall'alto.
vigneti sono questi. No, quest'anno non credo. L'anno scorso c'era? Sì, l'anno scorso sì. Quest'anno non ci sono. Almeno è. So che te l'ho chiesto 100 volte. No, non sono dei problemi, quindi non sanno se... ma penso che sta. Quindi mi lancio un pochino di più, diciamo, i piccanti che è uno della serie. C'è anche questa tesoro, diciamo, la porzione. Se mi cioè lei non è piatto, appunto, se allora qui siamo in Corsica, la zona è il patrimonio che abbiamo visto essere a nord del Mentino 100%. I terreni sono argilloso calcarei e si trovano più vicino alla catena montuosa. L'età media delle vigne è 20 anni qui, conto 35 di prima, quindi facciamo un pochino vedere come si riflette sul vino. Io ce ne sento una nota di idrocarburo. Fa anche questo acciaio. Ma prestatura dell'intera vendemmia vuol dire che fanno raspi anche? No, vuol dire che fanno tutto insieme, cioè che non vinificano separatamente, che so, diversi vigneti. E fa 6 mesi d'acciaio. Vediamo il colore. Il colore è sempre, vabbè, giallo paglierino, un pochino più intenso, con dei riflessi mezzolini, più giallo, un pochino più forse grato. Simile come un farcolle di buoni. Al naso. Idrocarburi e zolfo. Diceva anche lei, idrocarburo. E zolfo. Idrocarburo non è marcatissimo, probabilmente fra un pochino viene più fuori. Una nota sì di fiammifero quando lo accendi, insomma quella sensazione lì. Lui si ricollega sempre con la mineralità, però una mineralità diversa, cioè mentre l'altra, soprattutto nel primo, era una mineralità un pochino più salina, diciamo questa è un pochino più legata appunto all'idrocarburo oppure alla pietra focaia. Qui no, granitico è solamente Sardegna, è la parte sud della Corsica, qui è argilloso calcareo. Questo come lo sentite? Che ci sentite? La parte minerale è quella più importante. Io sento un po' di mela. Sì, la mela, il frutto si sente, un frutto comunque diciamo fresco, sento comunque delle note. Com'è? Sì, un po' di agrumi. Ho detto di gatto.
Poi che ci sentite? Si sente più di là? No, no, no. Vabbè, una nota vegetale si sente. La susina, sì. Diciamo si sente bene, allora il minerale. Io sento un po' di odore di paglia. Fiori? Fiori forse tiglio ci potrebbe essere. Sempre le note quasi gli aghi di vino, delle note un po'. Senti le note resinose? Sì, le note vegetali si sentono. C'è un po' il l'odore delle piantine basse ci sono lì, un deserto Zagriad, tutto il misto delle piante basse, c'è un po' di piante strane. Macchine di terreno quando proprio ci si avvicina alla costa, cioè quasi sulla spiaggia. Sì, sì, io ti leggo molto dalla spiaggia, ci sono i fiori per stare all'ombra, no? C'è delle note gessose, cioè che sta in serra, questa nota di stile, gessosa. No, quello perché hanno fatto lavori più chiarici. È un po' più acido rispetto agli altri. Questa ha senso. Comunque il gesto, più acidità rispetto agli altri. Anche più sapido. Comunque è un permettino alla cena. E che avresti detto? Allora non aveva tutti i torti neanche la Roberta, mi avrebbe detto un Sancerre alla cieca. E la Roberta aveva detto le foglie di fico. Quindi probabilmente era questo gesso. Sì, sì. Ma perché sono francese? Allora diciamo rispetto agli altri due, allora rispetto vabbè al secondo, al Colle di Lumi è completamente diverso, perché lì c'è questa nota dolce molto evidente, qui invece diciamo avvertiamo più la nota salata, vegetale, minerale. Bocca è un po' più elegante, anche rispetto, forse, oddio, ha il frutto un pochino del secondo e la mineralità marcata del primo, però è un pochino più elegante, più fine. Neanche abbastanza lunghi. Sì, sì, una maggior finezza, una maggiore eleganza, diciamo. Poi avevo liberato, l'altro c'era questo sapido molto forte sul finale, piacevole, però quell'altro invece aveva più questo colpo all'inizio appena entrato. Comunque vedete, ne abbiamo fatti tre e tutti e tre sono diversi. I primi due, vabbè, c'è proprio una differenza abissale. Questo è diciamo una via di mezzo di quei due più eleganti ed equilibrati. Sì. E il pesce in crosta di sale, te lo devo dire. Con un po' delle bettine anche aromate. Sì. Anzi, se tu fa la cultura mi faceva lo chef volante. Te lo diceva a te qui. Il piastro di sale che faceva l'infusione con le bettine. Ma stesso il mondo, c'è un po' di tanto se piace. Non pesce. Questo qui non pesce.
bisogno. Io non mi dico, mi mangiarci le cose. Cioè di fornaio, però non c'era semente, potrebbe essere tipo frutta schiacciata, però con stracchino, anche la salsiccina, ce l'ha? Cioè, il grasso dello stracchino, non la salsiccia che comunque secondo me ci può stare, cioè pezzettini, va bene. Sì, ma passa per insieme. Questo è lui, sì, proprietario. Questi sono i suoi vigneti. E qui andiamo a Bulgari. Nafta comune, sì, sì. Di olio ai 3%, di benzina ai 3%. È uguale, cioè se andate alla benzina comune pensate questo. Allora, questo è un bolger, un cucina tipico. Un bolger? Un cucina tipico. Nel senso che un bolger è molto piacevole, cioè non è quel vino dalla forte nota alcolica che a volte tira un po' su distillazione, è comunque un bel mestino che diciamo c'ha comunque una bella frutta, c'ha comunque una nota vegetale. E qua tu stai parlando sì, dei bolgheri. Rispetto alle altre c'è una cosa diversa. Nafta, c'è un po' di traghetto. Meno intenso che fumo. No, è vero, benzina è il 3%. Canfora. Balzano. Balzano. Ma ci sta facendo la benzina, non sa esattamente quello che vorrei spiegare. La frutta fatta. Sì, la frutta sì. Non è intensissimo. Gli altri tre erano più intensi al massimo. Parecchio meno intenso. Poi è un po' chiuso. Sì. E che dici? È così. Perché i liborgri non ci aspettiamo. Tutta questa frutta, tutta questa. Prima pensando a aspetta il patrimonio in realtà. Sì. Io l'ho messo qui, diciamo, per fare proprio la carrellata geografica e vedere quali potevano essere, diciamo, le diverse influenze. Diciamo, la Corsica la mettevi un pochino. Prima della Sardegna. Sente, sì, comunque prima della Sardegna sicuramente. Sono ciccioni per i bulgari. Eh? Sono ciccioni per i bulgari, cioè sono belli presi, no? Sì, appunto, ma no, questi vini un po' seduti, questo non è freschissimo, cioè è fresco, ma non è asco negli altri. Poco, poco. Secondo me si deve aprire un pochino. Allora, qui si sente una nota balsamica forte, che è quella che diceva poteva essere canfora. La frutta gialla.
palla. Sì, sì, un po' di fieno, un po' di raso ballo. Fieno, sì, io sento sì, fieno più vegetale secco. Quello dottore si mette la sua sapienza. No, lui lo dice perché lui lo sente, quello di... Di dentista. Sì, è vero. Non è che utilizza non è ogenolo. Io odio. Buono? E c'è anche però quelle ossa del sottogenolo allora in bocca invece c'è sempre questa bella acidità, questa scena abbastanza riuscita. Sì, è un pochino più grasso, diciamo, degli altri. C'è una bella sapidità. L'acidità forse si torna più tipo sul primo, quasi. Però c'è comunque questa grassezza che lo bilancia. È un pochino più caldo, in effetti, no? Ho sentito un pochino più caldo. Sì, più degli altri. Come? Più piscerina, più struttura, che in bocca lo mastichi già un po' di più. Gli altri erano un po' più verticali. Più verticali. Gli altri ci avevano tanto di profumi. Questo c'ha meno di profumi, cioè non è profumatissimo. Però c'ha questa grassezza, questa finezza in bocca, che ce l'aspettavamo, dai, non c'erano molti. Questo fosse stato più profumato, anche questo, perché sì. Con un po' di profumi io... Pesce ciccione, non c'ha il modo. C'è da dire che questo, per essere un bel mettere in polvere, è molto aromatico. Però ci torna che un bel mettere in polvere sia così. Si sentono molto appunto le note in bocca di questa grassezza e la nota alcolica. Profumi però Beh,
adesso ci vediamo al tavolo. Secondo me ci sarebbe anche un po' di verdure. Una roba qui, Queste sono le vigne di Eucalyptus. Qui è il proprietario, un giovane enologo che sta emergendo e sta diventando piano piano abbastanza famoso, diciamo così, ma più. Letto ma fine. Che detto? Me lo ripeti in modo che non sento. Allora, capi chi era? Qui siamo in Gallura, quindi abbiamo visto prima nord con suoli granitici. Secchiamento. Lei si è assaggiato un capichera? Abbastanza vecchio, mi sembra dal 11. Di quando era? Quella era vecchia. Quanto? Sì, era tanta roba. Lei ha assaggiato qualche vecchia annata di loro? Ma perché non ce l'hanno? Ce l'avete tutti? Allora, il colore sembra chiaro, ma in realtà se l'avete visto mentre lo servivano era piuttosto intenso, era un giallo piuttosto intenso. Al naso già si sente, diciamo, allora, mentre negli altri a volte era difficile andare, cioè si sentiva qualcosa ma lo cercavamo, no? Qui già sentiamo diverse cose tutte insieme, no? E si distinguono bene. C'è un bel naso intenso, elegante.
si sente la nota minerale, si sente la frutta, tutti più o meno allo stesso livello. Come? Sì, ginestra, cosa? Sì, poi frutta esotica anche questo. Sempre minerale, si sente bene la mineralità. Sentono le erbette, anche qui un pochino di erbette aromatiche. Sì. Però è tutto molto bilanciato già al naso. Sì. Come? Frutta, primatura, fiori secchi. C'è qualcosa di un pochino più rispetto a quelli di uno, la freschezza qui è già più sulla ramata. L'appassimento, sulla maturità, come profumo già un po' più maturo. Ma tipo frutta cosa? Frutta secca, frutta noce. Tipo noce? Sì. Non so se io non ce la sento, ancora ce la sente la frutta secca. Io sento sempre fiori, cioè se io fiori, forse è più mandorla che la mandorla. Note dolciastre, però diciamo mentre il Colle di Luni erano quelle che venivano fuori di più, qui secondo me sentiamo queste note dolci, ma sentiamo anche la sapidità, la freschezza, cioè è comunque tutto ben bilanciato. Si sente i fiori zagaro. Che? Fiori? Fiori zagaro. Ah, ok. Che sono i fiori zagaro? Vabbè, secondo me si può andare sul complesso, anche se sì, perché dice una certa inserizzazione, anche se fa sull'acciaio, vabbè, però c'è tante famiglie, qui sicuramente poi con un po' di invecchiamento qui l'idrocarburo viene fuori sicuramente. Sì. E in bocca lo sentite com'è tanto? Sì. Cioè questa è una bella struttura appunto più degli altri. Tanto per il sono molto chiusi loro. Noi abbiamo telefonato, eravamo lì, hanno detto che venite, potete solo comprare, non assaggiate niente perché non siamo organizzati per assaggiare, siamo andati e abbiamo preso, mi sa, assaggiare il ristorante. Un permettino, niente, preso un permettino,
passa da questo naso, però non ci sono standard video, non ci sono le standard video, dove ci sono? In bocca si sente, si risente tutto quello che si sentiva al naso, quindi si risente la frutta. Si risente questi fiori gialli. E lui, no, che gli altri sanno bocca non parla. No, senza, così sì. Io sì. No, questo è proprio il terreno, cioè il suo granitico gli dà tutta questa struttura, tutto questo equilibrio, tutta questa eleganza. Cioè considerare il vermentino di Galura è considerato il miglior vermentino in assoluto. E anche uno dei migliori vini italiani. Anche perché considerate che qui si può invecchiare davvero, cioè, si può invecchiare davvero per diversi anni. Allora, fino ad ora diciamo cosa ne pensate di questa casellata geografica, diciamo, abbiamo seguito più, insomma. Cosa ne pensate? Probabilmente gli piace più la nota fruttata, piace più la nota vegetale, perché diciamo la differenza fondamentale è questa. L'ultimo è un grande vino, cioè il Cacchiera è un grande vino, non c'è diciamo, siamo partiti da un vino con note un pochino più verdi, ma verdi non nel senso di acerbo, ma nel senso di freschezza, per poi andare diciamo su note un pochino più dolciastre, di frutta un po' più matura, fino ad arrivare ad una struttura e un'eleganza insomma, elevata. Bio è spaziale proprio, eh? Ora? Cioè, molto voluto. Su note molto particolari, eh? Sì, infatti a me è piaciuto. Molto particolari, però è spaziale. Mentre Bolgheri proprio, cioè di lui. Questo vegetale è un po' secco, all'inizio c'era questa aria più fresca, ora c'è più questa paglia, cioè, sì. Come se si fosse essiccato all'aria, no? Ce n'era un altro, che l'ho messo da dietro. Ah, era il solito che l'ho messo. Ah, grazie. E anche balsamico il mio Bio Bio è stata una bella scoperta. Bio Bio mi è piaciuto. Meno impegnativo rispetto agli altri. Però è più... Prima c'era, sentivano tanto le note dure e questa amaricante forte. L'amaro si sente tutti al primo. Nel Cacchiera si sente quasi tutto, perché questa struttura, soprattutto talmente bilanciata, è la nota amaricante, la sente ma non diciamo non è troppo forte. Invece nel primo si sentiva. Ora sembriamo un misterioso. Misterioso.
anche un po' di rosa, rosa bianca. Ma è normale così, fare a collocare nella scatolina del cervello il profumo. Dovrei seguire le queste sono le vigne di Amichera. Ah, qui qualche foto me l'ho messa. Questa è sempre Capichera, tutta circondata da bosco, macchia mediterranea. Lui è stato quest'estate. È stato uno dei pochi fortunati. Sì. Ok, qui a voi, io so cos'è, quindi dovete essere voi. È macerato. Macerato. Perché dici che è macerato? Sento una macerata. No, andato. Secondo me è un po' macerato e non è un bevuto. Non è? Un bevuto. Secondo me potrebbe essere un fermento. C'ha questo delle mie gli altri che dicono? Anch'io sarei convenzioso. Non che sa, lo so. Aspettiamo un pochino, la facciamo riscaldare un attimino. Allora, che ci sentite? Non è che hanno quelle impressioni nel profumo. No, non è buono. È un po' più a nord degli altri, quindi è come no. Manca un po' di fiorucca, no? Ecco, sta uscendo, sta venendo fuori ora il naso, Cioè, forse sono io che sto iniziando a sentirlo ora. Dai, c'era questo sentore maceratone all'inizio. Sì, sì. Allora io inizio tipo a sentirci. Tipo terminando Valentina. Esatto. Inizio a sentirci tipo me la cotta. La me la cotta si sente abbastanza dei macerati. Non quelli troppo, però un pochino, quelli che hanno la mia. Il miele però abbiamo visto che si sentiva comunque nel vermentino. Ah, balsamico. Del vermentino ci sentite qualcosa? Con questa nota minerale, il vette minerale, il vette misamico. Sì, infatti era andato su un po' di più del massimo acido rispetto agli altri. Allora. Vediamo, è vermentino o non è vermentino? Secondo me sì. Alziamo le mani per un vermentino. Io metto più altro. Per il vermentino. Sì, di San Gimignano. Per un non vermentino, anche se non si sa, la maggioranza. Allora, se fosse un vermentino,
Come si chiama? Forse. Cosa potrebbe avere di diverso da un vermenti? A parte la zona, a parte, le abbiamo viste tutte in quel... Diciamo tutte le caratteristiche che potrebbe avere un vermentino relativo a clima, suolo, posizione, le abbiamo viste lì. È meno sapido e meno acido. Cosa ci potrebbe essere di diverso? No, togliamo zona. Periodo di vendetta, no. Togliamo terreno. Periodo di vendetta, no. Comunicazione. L'acciaio. Dimmelo voi. Inferiore delle Sì, ma quello più o meno l'avevamo detto che c'era una leggera oscillazione, no? Allora, abbiamo sentito le note di una lieve, molto lieve macerazione. Livio ha posto l'attenzione su questo tannino, su questa astringenza, che effettivamente c'è, che un po' è l'acidità, ma un po' probabilmente anche proprio un po' di tannino. In più, abbiamo fatto capire più o meno che assomiglia comunque a un vermentino. Ed è, non è un vermentino in purezza, c'è un 15% di manzone bianco che ha fatto macerazione, anche se non lunghissima, però ha fatto un po' di macerazione e ha fatto affinamento in anfora. Allora, diciamo, la caratteristica dell'anfora qual è? Diciamo, mentre no, non è no. Eh? Ah no? No, non ho capito. Sì, non l'ho scritto. Questo dovrebbe essere chiamata è questa? Che giorno? La caratteristica dell'anfora. Esatto, la varietà. Bravo. Hai letto? No. Bravissimo. Bravissimo. Perfetto, sì. Esalta il varietale. Quindi, chi era te che dicevi all'inizio che ci sentivi qualcosa di come avevi detto, di non puro, di non perfetto? Che mi ha ricordato io. Che però non è, diciamo, un difetto. Non è perfetto assolutamente. È perché a volte, diciamo, nei vini hanno fatto affinamento in anfora, diciamo, si sente tanto, soprattutto sono note floreali a volte. Però di fiori un po' più passiti, un pochino. Una nota positivo, un punto, però molto tra virgolette. Quello si sente. Differenza da te. Si sente spesso nei vini in anfora. Diciamo, quello che è interessante del vino in anfora, che per esempio abbiamo visto a volte io e Livio, è che hanno un andamento un po' particolare. Allora, l'anfora sta andando di moda ora negli ultimi anni, quindi ancora non ci sono vini invecchiati da tanto. Allora, il vino appena prodotto ha queste note varietali caratteristiche. Se aspetti un po', diciamo, un annetto, a volte tende a calare un po', quindi perde un po' di profumi e aumenta questa nota di, c'è chi dice putrescina, c'è questo di fiore. Un po' marcio, che è andato. Abbinamento. E uno di, Abbinamento. Di cosa? Abbinamento, quale piatto si abbina prima del vino? Questo, ma sempre con pesce. Questo più con un primo di pesce, perché è un pochino più... Comunque dicevo all'anfora, quando poi uno arriva e dice ma questo vino ormai è andato, non è detto, perché poi cambia ulteriormente e riprende delle note molto piacevoli, varietali e diciamo un pochino più
più evolute. Quindi a volte hanno un po' questo andamento. Sì. Quello di Castello di Trebbio, lì quello la Barbona, non mi ricordo come si chiama, lui sta sempre dietro alla linea Anfora, eccetera, eccetera. Diceva che secondo i loro studi l'Anfora ha microossigenazione tre volte tanto una barca. Esatto. Poi io non riparlavo i villa, mi hanno detto non c'è verso. Anche i Bencini è totalmente contrario a questa scelta. Però loro dicevano microossigenazione tre volte la barriga. In quel caso farebbe un'evoluzione molto veloce, anche un vino che ci sta due mesi, trovo. Bianco è una verità. Cioè, vuol dire che si ossida velocemente. Dipende anche da pianto, le usi. Dipende da pianto, le usi. Perché se le cuoci, se le cuoci, se le serri, sono le serri davanti al grande lampo, perché il grande lampo cuoci. Lui c'era questo ragazzo che faceva la della parte del piano. Si prende un campo e per la mia tre volte la stabilizzazione del mio amico. Zero. Non c'è questo. Comunque sotto la... Ognuno c'ha la sua... C'è il c'era uno o uno e qualcosa. Qualche marca un po' di... Tre volte una base. Quindi tre volte l'ossigenazione che è... Che c'è una barriera. Quindi il processo di cottura della barriera di calanza. Dipenderà da che temperature fa. Dipenderà da che temperatura fa. Ma sempre la cosa cambia. No, 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 è un materiale particolare, ma se è terracotta classica, la serie d'argilla pensata a 17 gradi. Ma io non ne ho idea, quindi di quello che solo lui diceva lui, insomma sono casa dentro, cioè tanto altre considerazioni su questo vino? Sono tra i più famosi in Italia, che fanno altre considerazioni che non vince. Salutiamo gli amici. Si potrebbe fare, a parte vabbè, c'è il manzone, allora il manzone bianco come mai ce l'avranno? Ormai potrebbero avercela messa, anche se poi ha fatto una miscelazione, però... Magari ce l'aveva in realtà è un vitigno inutile. Che c'ha tanta città. Ce l'avevano, non è molto fresco, in quelle zone lì. Perché poi ti ripetto un po' la città. C'è il manzone in acqua, non c'è il vitigno in acqua. Sì, probabilmente per dare un pochino più di acidità. La cosa strana è quella un po' macerale. Sarà esperimento. Come? Sono in diretta. Sì. Sì. Non ci sta guardando nessuno. Zero più, cioè nel carne nel pesce, cioè, perché comunque cioè, l'anfora non si sente, cioè si sente però non tantissimo. Quindi se io fare una cosa un pochino più spinta in modo che la sente che sempre un po' si lavivi, sennò questa è una cosa che allora ecco appunto, siccome siamo a Bolgheri, sì. Facciamo una, un paragone con il Bolgheri di prima. Come qui diciamo si esalta di più il varietale. Qui ci sentiamo più, nell'anfora ci sentiamo più profumi di frutta, fiori, no? No. Diciamo sono meno dolci rispetto all'altro, no? Diciamo l'altro si sentiva il frutto, il fiore si sentiva quasi nulla. Più vegetale, sì. Sembra ho detto ciao. Siamo sempre a Bolgheri. Quale quelle nostre?
pochino di più, sì, perché c'è la parte fascinazione. Che differenza ci sentite tra i due? Fra i due volgheri, tenendo presente sempre che in questo c'è un 15% di un altro vitigno, che però apporta più che altro acidità e praticamente. Che possono stare anche più importanti. Vabbè, anche in Alto Adige il manzoni bianco non è che venga a questo gran vino. No, alla fine non è che lo ritorno offre buono, ma semplicino, liscio liscio. Anche in zone di grande escursione termica, come l'Alto Adige, nella zona di Lune offre di sopra, il manzoni bianco, iniziamo in purezza, ha un'intensità aromatica molto limitata e sottile. Bello fresco, bello acido, però. Quindi allora in bocca diciamo il Bolgheri, quello faricchi che abbiamo assaggiato prima, c'è questa grassezza, questa opulenza, no? Che si sente vantaggio, cosa che non sentiamo nell'acqua. E al naso, io ci sento anche una differenza al naso, che non è data tanto dalla macerazione quanto proprio da più frutta, più fiori anche di quello che ha fatto Anfra. Sì. No, sento sì. Solo io? No. Però accompagnato a questo c'è qualcosa di cosa nel dell'anfora? Sì. Probabilmente la macerazione sì. Che a me non piace. Sì, questo è proprio macerazione. La macerazione è una cosa un po' particolare così nella ricordante. La macerazione è una cotta, è qualcosa di cavernoso. Probabilmente è quello. Sì, io probabilmente sento l'ossidato. Che mi danno. Non so, 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 non
Teme la muffa grigia, anzi è un vitigno che si adatta bene a, diciamo, appunto a dare passiti, a dare muffati. Allora, intanto, prima di analizzarlo, diciamo così, a colpo, cos'è, quale altro vino vi fa venire in mente? Attenzione a dare risposte troppo. Di somiglianza c'è. Io non lo so, però ci può. Questo non so se è. No, secondo me no. Prendi la cipolla. No, a me non fino che fa bene. Come? Il nocino. Sì? Questo potrebbe essere qualche sensazione. No, però fra i vini che conosciamo. Fra i muffati. Allora, un Sauternes no, secondo me, perché Sauternes è parecchio strutturato, ha note un pochino più dolci. Intanto nel 2016 si è decisamente solforosa. Sì, vabbè, ora la corrispondenza dell'annata. Però sempre un muffato, di quelle zone lì un pochino più leggero. Un pochino più leggero che ha note, secondo me sì, che ha più note un pochino più fresche, c'ha una nota un po' più agrumata, sì, l'albicocca, però non l'albicocca proprio secca, note un pochino più fresche. Monbasiac, secondo me, secondo me, sì, vabbè, questo è per che però è piacevolissimo, cioè si tenne molto, è più impegnativo. Quindi che cosa ci sentiamo? La balsamicità comunque del vermentino qui si sente. Ora però sta sparendo. Io al muro primissimo impatto. Non lo dico più. Qui c'è l'ansia un po' caputtana.
Comunque si sentono le note mascherato su questa fatto. Nota dolce, sì, può essere? No, è un po' mascherato dentro la cura, questa nota un po' dolcina comunque. Questa, sì, lei diceva che potrebbe assomigliare a un Riesling di quelli con residuo zuccherino, sì, in effetti anche. Sì. Vabbè, raccolta a novembre, ci sono le per dire la verità. No, prima di anche un altro anziano, sì. Prendo prendo sotto, si apre quello. In bocca? Qui ci sento tanto tipo camomilla. Poi ci si risentono le erbette, si risentono qui. Erbe, eh? È vero, si sente molto. Però si risentono anche le erbette, no? Quasi tipo rosmarino, eh? Sì, anche un po' l'agrumato viene fuori sul finale. Eh? Un po' l'agrumato viene fuori sul finale. Sì, l'agrumato secondo me c'è. Più su, magari su candito, qualcosa così, però... Al naso la camomilla parece presente, però comunque ci si risentono le caratteristiche del vermentino, che è comunque una certa balsamicità, una certa freschezza, queste note vegetali di erbe aromatiche comunque si sentivano, che si sentono le note del muffato. È piacevole, molto piacevole. Si sente anche la freccia tropicale del vermentino, gli altri passivi non ce l'hanno. No. Ah, no, e queste scarpe con piccoli, ma piccoli non ce l'ha queste note tropicali, quello di Hocca. Questo avessi idea di cosa. Non lo so, il prezzo di questo qui sullo scaffale. 26. Sì. Ma a me piace tantissimo. Buono. Quindi cosa pensate adesso del vermentino? Aspetta, che si abbina questo? Questo è buono. Questo si abbina con il sì. Ma questo l'odore di sudore sì. Ma profumato sì, mi l'avevo pensato come avevo detto cipolla e sudore. È un odore umano. Sì. Hanno un settore caratteristico che ricorda quasi il sorbente. La cipolla a volte ricorda il sorbente, cioè il sorbente, qualcosa di chimico insomma, che però è tipico della botrytis, cioè delle non è un sentore negativo. So come spiegarvi, cioè. Se voi assaggiate, fate muffati, piano piano imparate a riconoscere questo sentore che ce l'hanno solo loro, che sembra quasi chimico, che secondo me è quella cipolla che dite, no, non è la cipolla perché è qualcosa di sgradevole, ma non è. No, non è detto. Sì, tipo, non saprei come spiegare, che non saprei dare. Sono tutti come però non c'è,
ma era un sorvegliano, cioè ma sulla cipolla che mi dico è una cipolla dolce che mettiamo è messa di accompagnamento a un piccolo alfato, questo qui dolce, no? L'entrata. Che poi tu puoi avere più nulla da macello. Ma in realtà sarebbe meglio. Ci starebbe anche bene, però tu mi frega, tu puoi vedere veloce però se tu fai una mostarda di cipolla, se tu fai mostarda di cipolla, marmellata di cipolla alla fine, un formaggino fresco alla fine, ci metti dentro e ci sta da 10. All'inizio era una segnata. Questo mi piace. Guarda che partito questo, guarda che cosa metti. Dopo metti questo. Dopo la No, questo tu fai una marmellatina di cipolle, effettivamente ho il formaggio e lui ci sta da 10. Il formaggio è troppo burinato, ti manca un po' di struttura con il formaggio troppo burinato, ti manca un po' di struttura. Ah, sì. Allora, questo qui è il terreno dell'azienda, è argilloso, quello è tutta argilla. Come vedete, diciamo, qui è compattissima, no? Quindi non, l'acqua rimarrebbe tutta in superficie e non andrebbe in profondità. È per questo che il terreno viene rissodato, in modo che poi l'acqua va in profondità, più va in profondità, più le radici, sappiamo, no? Vanno in profondità fino a che non trovano l'acqua. E questa invece è l'uva potritizzata, proprio la stessa, vermentina. Quindi insomma, da sto vermentino è versatile. Quello senza dubbio. Abbiamo finito, vediamo se c'è una cosa. No, risolto tutti apposta. Aspetta, ma non è finita proprio, No! Cioè, forse non avete capito una stazione. Non deve dire, non ce l'ho più. Vediamo se è finita. Faccio vedere, diciamo,
Elegante, si può ci vuole accertare, non ci può lasciare un po'. Passita un po' zuccherata, se fanno il melatina cipolle a manero è stato un questo qui